Ti giuro che resterò sempre con te, te lo giuro. Grazie, Ro. Romina! Mi hai chiamato Romina! Mi hai chiamato Romina, idiota, stupida, ti odio! Ti odio, ti odio, Manuel! Luan! Che ci fai con quel bastone in mano? Sta per darlo in testa a Fernanda. Sei impazzita, dammi non quel bastone. Non sono pazza, lasciami Luan, cerca di calmarti, non puoi prendere il bastone cosa di Fernanda. Eccoti, finalmente! Ti distruggo, ti rovino, ti ammazzo tutto! Ehi, ferma, ma che cosa fate? Mi ha piantato in asso per venire con te! Non ti ho piantato in asso! Mi hai detto alle 4 che ne sei andata alle 3! Ti ho detto alle 3, mi hai detto alle 4! Ti ho detto alle 3, te l'ho anche scritto in un biglietto! Quale biglietto? Di che parli? Luan, ti ha lasciato un appunto nella buca delle lettere, ti ho cercata, non c'è... A me non ha lasciato per strada! Scusate, ma invece di litigare, andiamo a vedere! Ha ragione, andiamo! È questa? Beh, aprila e vediamo cos'è. Ero già passata di qua prima e non c'era niente. E quello allora? Bene, il problema è risolto. Tutti amici come prima, no? No, per c'è qualcosa posto, di strano, lei. Ti dico. Il biglietto non c'è. Sei ingiusta, io ho fatto l'impossibile perché tu venissi con noi. Perché non... Stupida, che ti piagnucolo. Luan, ma perché devi essere sempre così aggressiva? Quella nasconde qualcosa, te lo dico io. Sei proprio una testa dura e vado a sistemare la cosa. Marcos, perdonami, amore, ma ero gelosa. Luan, questi tuoi scatti mi innervosiscono. È che quando ti vedo con un'altra ragazza io divento pazza. Perché non ti guardi un po' intorno? Gli altri non si comportano in questo modo, Luan. Perdonami, ti giuro che non capiterà più. Va bene, più. D'accordo, basta. Io ti amo, però così non si può continuare. Sono la donna più felice del mondo, lo capite che... Non potrei essere più Racconta, felice. Dai, quindi com'è andata con Alex? Siete usciti fuori dettagli. Baciati? Ci siamo... quasi. No, come quasi, Feli? L'ha fatto o non l'ha fatto? Ti ha baciato o non ti ha baciato? Un bacio come si intende un bacio o no? No, ma come e sarebbe? Cos'era se non era un bacio? È un ragazzo molto timido, non si lancia in quarta. Ah, certo. Hai notato? Scusa, dove hai preso quel braccialetto? Chi te l'ha dato? Questo braccialetto che porto al braccio. Bello! Me l'ha regalato lui. Fa vedere? Che carino. Guardatelo ora perché me lo sto togliendo. Viene mia e non voglio che lo veda. Come si fa? Accidenti. Pensaci, non lo so esaurire. Perché te l'ha regalato? Non capisco. Chi si crede di essere quella? Entra e neanche si degna di salutare. Maleducata. Dai, andiamo. Mia, che cosa ti succede? Sei stato bene con i Macintosh? Sì, sì. Peccato che Luan non sia potuta venire. Va bene, la prossima volta ci organizzeremo meglio. Lo sapevo. Guarda, quando vuoi che io mi preoccupi di noi e poi fai il cascamorto con lei? Come sarebbe? Luan, puoi darci un taglio? Va bene, io me ne vado. Sei un po' troppo gelosa per i miei gusti. Non mi interessano i tuoi gusti. Tu dici? Io l'ho trovato un pensiero molto carino, Luan. Invece. Ma certo. Grazie per il favore di ieri.
Di ma niente. Abbiamo scritto quello che ci hai detto e lasciato i soldi. Ma sì, Luan ci ha creduto. Ma certo, e ha fatto una pessima figura con il ragazzo. Bene, e il vostro tè? Com'è andato? Bene, ma se fosse venuta quella cicciona avrebbe rovinato tutto. Allora abbiamo fatto proprio bene. Grazie. Fernanda, cosa? Puoi contare su di noi per qualsiasi cosa. Grazie. Beh, e se vorrai potrai unirti al nostro gruppo. Il migliore. Quale gruppo? Quello che stiamo formando per cercare di spodestare Mia. Ti interessa? Ovvio. Contate su di me. Perfetto. Non bisogna abbassare la guardia, avremmo già pensato. Siamo arrivati allo scrutinio. Per favore, un grande applauso al futuro presidente del centro studentesco. Rispetto il fiato, forse in te non canterai vittoria tanto presto. Pensa per te. Sì, sì, sì. Non lo sopporto. Che sollievo, come hai fatto? L'ho distratta parlando di mumi e ho preso la chiave. Strano, dice che non lo conosce. 2 anni e non sa ancora chi sia. Ciao Bianca, finalmente sei arrivata. Non sai cosa ti sei persa? Dimmi com'è andata con tua madre. Bene, per fortuna mia madre mi ha perdonato. Bene, e tua nonna? Beh, lasciamo andare. Ah, mi dispiace. Alla fine ha scoperto dove è andato Francisco. No, no, ma posso dirti la verità, non mi importa. Perché questa settimana mi sono caduta addosso tutte le stelle dal cielo. Non puoi immaginare cosa è successo. Bene, allora cosa aspetti? Dimmelo. Francisco è davvero interessato a me, capisci? Me l'ha dimostrato tanto, tanto, tanto. Non dirmi che avete fatto... No, beh, però dobbiamo fare una cosa insieme. Quale? Trovare il fidanzato di mia sorella. Manuela aveva la febbre alta, stava delirando e mi ha baciata. E perché stai così? È una cosa buona. Certo, vuol dire che si sta reinnamorando di... No, non avete capito. Mi ha baciata perché mi ha scambiata per Romina. È innamorato di quella ragazza. Vi giuro, non l'ho preso a schiaffi soltanto perché era malato. Altrimenti avrei potuto anche... Ma non gli hai fatto niente? No, adesso lo odio da morire. Ma ho chiamato il medico e l'ho lasciato con la cameriera. Beh, hai fatto bene vista la situazione. Però quando Manuel guarirà dalla febbre, non potete parlare e chiarirvi una volta per tutte? No, so quello che devo fare. Ormai ho deciso. Devo dimenticarmi di lui. Sono decisa e così e basta. Almeno tu sai quello che devi fare. Io ho il caos in testa. E come mai? Hai passato un brutto weekend? Sì. Vedi, lo so che mio padre ha un brutto carattere, però ha passato tutto il tempo a inveire e gridare con sua moglie e il bambino non ha smesso di piangere un attimo fino a quando non me ne sono andata. Oh, i neonati, che fastidio! La verità è che non so cosa fare. Forse è meglio restare qui. Dai, ora stai esagerando, sul serio? No, non sto esagerando. Era molto strano, papà. Mi ha spaventata, non l'ho mai visto così. Beh, Vico, magari ti ha fatto questa impressione perché è tanto che non lo vedi, ma non preoccuparti. Scusa, sì, posso fare essere. Una domanda? Perché tu vedi ogni volta tutto nero? Posso fartela io una domanda invece? Sì? Se hai litigato con tua madre, perché sei contenta? Già. Eh? Hai ragione, beh, ti spiego. Ho imparato a superare i miei momenti no. Avanti. Permesso. Ciao, Blas. Che ci fai qui? Mia, devo parlarti. Ok, adesso non posso. Sto con le mie amiche. Ti raggiungo dopo. No, adesso. Puoi venire con me. Life's like this. Ragazzi, certo che è stata una fortuna che Sol mi abbia lasciato subito dopo le elezioni, vero? Sol ha lasciato te, Augustina ha lasciato me. Siamo completamente liberi. È la prima Bravo, volta che detto. Ti vedo tanto felice perché una ti molla. Ma noi siamo felici perché siamo tornati liberi, è il sapore della libertà. Ma certo, e se poi Pablito fosse presidente, la nostra gioia sarebbe completa. Lasciamo andare, sono un po' preoccupato. Sì, anch'io a dire la verità. Come preoccupato? È la cosa più bella che può capitarti se diventi presidente degli studenti con tuo padre. Ciao ragazzi. Ciao, come va? Ciao. Sono venuto per dirti che è meglio che tu vinca. Dopo quello che mi hai fatto, se perdi, ti puoi scordare tutto. No, dai, basta, mi metti in ansia. Mi devi sempre minacciare quando mi vedi, basta. Pablo, non devi essere nervoso, non agitarti. Pablo, Sergio, che ti succede? Sergio, lo perdoni, cerchi di comprenderlo. Sì, ma non può trattarmi così. Venga un momento, venga con me, un momento. Volevo chiederle una cosa. Che c'è? Io il giorno delle elezioni non ho votato per problemi familiari. E le volevo... Sì, le volevo chiedere se si poteva avere accesso all'urna per metterci il voto. Cioè, intendo dire che lei dovrebbe chiedere a Dunov di tirare fuori l'urna dalla cassaforte, altrimenti per me votare sarà impossibile. Siamo uguali io e te. Però non posso certo dire la verità a Dunov, dovrò trovare un escamotage per convincerlo. Me ne occupo io, tu pensa... Pensa solo al tuo voto e magari aggiungiamone altri. Stia tranquillo. Che casualmente si andranno a infilare nell'urna. Casualmente. Ci siamo capiti. Siamo uguali. Chi ti credi di essere? Mi mandi dei messaggeri, non mi rispondi al telefono, ma per chi mi hai preso? Dai, non trattarmi così, è successa una cosa brutta con Manuel. Sì, la conosco questa storia e mi ha stancato. Sai cosa? A partire da oggi noi due non siamo più amici. No,
No, per favore, Blas, non parlarmi in questo modo. No, signora Colucci. Ma da adesso in poi, basta con le confidenze. Per lei io sono il professore Redi, è chiaro? E adesso fuori dall'aula. Non voglio più vederla. Con permesso. Buongiorno, professoressa. Pazzesco, non posso crederci. Buongiorno. Buongiorno. Sa una cosa, professoressa? Cosa? Lei aveva proprio ragione. Su cosa? A proposito di quello che mi disse sulla Luna Colucci. È lei. Ho scoperto che è lei quella che molesta il professore. Sì. Visto? Sì. So riconoscere subito certe adescatrici. Professoressa, ecco, le ho portato il registro firmato. Oh, ma Gloria, cosa le succede? Niente, ho passato un fine settimana deprimente, sola come un cane, a mangiare e a guardare la televisione. Oh, anch'io, Gloria, mi sono annoiata a morte. Dico io. Ma invece di annoiarvi a morte da sole, perché non uscite insieme a divertirvi? Gloria! Venga immediatamente qui! Permesso. Il lunedì mattina il cervello umano ha la stessa consistenza della schiuma, del dentifricio. Giorno per giorno muore, per rinascere. Ogni alba, sì. Rocco Fuentes e Chagas, sei qua? Sì, sì. C'è qualcun altro? No, ma saluta la telecamera. Ciao, però ora spegnila. Tu sai come si leva questo coso? Io non ci riesco, per favore. Questa te l'ha regalato Alex, vero? Sì, già. È stata gentile. Non sapevo che ti sarebbe piaciuto. Venite da due mondi così differenti, voi due. Vedi, forse prima non mi sarebbe piaciuto, ma ora che la mia mente si è aperta e più libera, mi sono innamorata, capisci? Sì. È un po' alternativo, certo. Dai, levamelo che c'è la lezione. No, aspetta, non ci riesco. Prendiamo delle forbici e tagliamolo. Tu sei matto, piuttosto me lo tengo per tutto il tempo. E siccome Bustamante si è lamentato perché dice che nelle scuole le urne non possono restare sotto chiave, sono costretto a tirarla fuori. Sì, e io che devo fare? Gliel'ho già detto mille volte, Gloria. Mentre io vado ad avvisare i vandali della quarta che il conteggio dei voti si farà dopo la ricreazione, lei deve restare qui a guardarla, nient'altro, chiaro? No, però, aspetti un momento, sì, perché... però deve restare qua a guardare quella scatola e deve difenderla come fosse il suo onore, è chiaro? Sì. Ai, come faccio ora? Mi scappa la pipì, non la tengo più. No. Ok. No, così sono ridicola. Ai. Uno per Pilas e un altro per forza motrice. Quanto stiamo? 9 per Maritza e... no. 8. Perdiamo per un voto. Ma cosa pensavano mentre votavano questi? No, non può essere. Se forza motrice non vince, che almeno pareggi. Ecco fatto. 9, 18 e noi siamo 19. Perfetto, adesso ci siamo. Forza motrice batte Pilas per 10 a 9. Problema risolto. Abbiamo vinto. Perfetto. Detto fatto, ti ho cancellato tutte le riunioni, le interviste. Ora puoi rilassarti e riposare in tutta tranquillità. Non posso essere mai tranquilla. Non appena esco di qui devo tenere una conferenza stampa per chiarire tutte le stupidaggini fatte da Culocci. Energumeno, bastardo, questa me la dovrà pagare. Sì, si è fatto prendere la mano. Non solo quella, pure le braccia, i piedi, tutto. Quello che mi ha fatto è imperdonabile. Va bene, ma calmati, non pensavo ti avesse fatto arrabbiare così tanto. No, non è solo lui. È che mi sento sola. Sola per crescere mia figlia, per mantenere la mia carriera, per occuparmi di me stessa. Sonia, arrabbiandoti non risolvi nulla. Una cosa così già me l'hai detta ieri. Ma mi sento stanca, non ho più la forza per continuare a lottare da sola. Che cosa ho fatto di male per meritarmi di essere così tanto sola? Ma no. No, non dire così, perché non sei sola. Ci sono io con te.
Allora, com'è andata con Blas? Male, non vuole più essere mio amico. Laura, devo darti una brutta notizia. Ho chiamato la scuola di architettura, ho chiesto di Mauro Vices e non c'è nessuno con quel nome. Ora mi chiedo, è un impostore o tu mi stai mentendo? Perché non ti impicci degli affari tuoi? Mi impiccerò fino a quando non scoprirò con chi sei uscita. Ehi, Fra, vieni! Allora, hai saputo chi è questo ragazzo? No. No? Ah, vi ho visti parlare, credevo l'avessi scoperto. No. Comunque, ho un'ora libera, me ne occupo io, dammi la chiave. No, ora non ce l'ho, ma non ti preoccupare, me ne occupo io invece. Ok, va bene, ciao. Marcos ha di nuovo rotto con me ieri. Dai, gli passerà. Se è Sonia, non le rispondo. No, non è Sonia. Pronto? Andres, dimmi, che succede? Vorresti che venissi a trovare Sonia perché si sente triste. Non mi importa se deve tenere una conferenza stampa. Sai che c'è, non ci vengo a trovarla e non chiamarmi più, ciao. Ci manca solo che mi metta a fare da psicologa a mia madre. Ma cerca di essere un po' più comprensiva. Non posso. Sbaglio, quel tipo mi sta spiando. Sta lavorando, non essere paranoica. Preferisco togliermi il dubbio. Mi scusi, perché mi sta fissando? Le serve qualcosa? Dici a me? Sì. Scusami? Mi guardava, bisogno di qualcosa? No, niente affatto. Stavo aspettando che finiste la vostra conversazione per parlare con te. Di cosa? Ah, che memoria corta che hai. Non ti ricordi che abbiamo un lavoro in sospeso da finire? No, non ce n'è bisogno, perché a dire la verità il suo libro mi è ispirata così tanto che ho creato una nuova scultura. Non mi dire, e dov'è? Sì, sul serio, sta nell'armadio, in questa stanza. Ora devo andare in classe, ma se vuole lei può vederla. Andiamo? Ehi. E questa? Ah, è una mia registrazione. Suonavo un pezzo con la chitarra e così ho voluto. E a me cosa importa? Beh, siccome ti interessi di rock, buona musica, magari potresti vederla. Ti ruberà solo 5 minuti. Quel ragazzo mi sembra un po' matto, vero? Hai sentito cosa pretende? Sì, beh, però potremmo vederla. Che male c'è? Magari un buon pezzo. No, cercando un brano per il gruppo. Questo potrebbe esserci d'aiuto, Vico. Pensaci, no? No, mia, questo è orribile. E poi ci servirebbe una telecamera per vederla e neanche ce l'abbiamo. D'accordo. Buongiorno a tutti voi, ragazzi. Buongiorno professoressa Carmen. Colucci, non imparerai mai, eh? Perché? Che cosa ho fatto? Lo sai bene che è categoricamente proibito nella mia classe avere i capelli sciolti e il viso truccato. Sì, ha ragione, ma non l'ho fatto apposta, è stato un improvviso. Niente ma, signorina Colucci. Vai immediatamente a toglierti il trucco. No, il trucco le tiene chiusi i pori, così non fa scappare l'unico neurone che ha, è per questo. Silenzio! E tu cosa aspetti? Vai! No, oh, povera mia. Che cosa le succede, Gloria? Perché sbuffa come un cavallo? Il signor Dunoff pretende che io resti attaccata a questa scatola. È ridicolo! Capisco, ma non manca poi tanto allo scrutinio. Ah, guardi, Carmen ha lasciato questa per noi. Che cos'è? Non lo so, non l'ho aperta. Vediamo. Signore, questi sono due ingressi omaggio per entrare nel locale di mia sorella. Andate e cercate di divertirvi. Mi scusi, ma non conti su di me. Io sono in lutto e poi la sera non esco mai. Professoressa, guardi come si chiama il locale. Oh. Scrolla via le tue pene. No, è proprio quello di cui abbiamo bisogno. No, per favore, Gloria, andiamoci. Non insista, ho già detto di no, ormai ho deciso, non vengo. Oh, professoressa, io non ne posso più di questa vita inutile, priva di emozioni, senza un fidanzato, senza amici. Non voglio passare il resto della mia vita con una scatola. Bene, visto la situazione, è disperata, perché non vada sola? No, sola no. Sola mi vergogno troppo, professoressa, per favore. D'accordo, va bene. Se non vuole, non vuole. Ci rinuncio, non fa niente. Gloria, va bene. L'accompagno. No, non si entusiasmi troppo. Io vengo con lei, così non entra da sola. Dopodiché me ne vado, d'accordo? Sì, certo, va bene. Sì. Questo lo vedremo. Quanto mi piacerebbe dare qualche lezione di estetica a questa Carmen. Non capisce niente. Pronto? Signorina mia, parla Juanita. Juanita chi?
Sono la cameriera della signora Sonia. Scusi per il disturbo. Però il signorino Manuel sta male e vorrebbe parlare con lei. Ah, bene. Mi ascolti, signorina Juanita. Quando il signorino Manuel morirà, allora lei potrà richiamarmi, ha capito? E questa? Molto bene. Vediamo, chi sa dirmi qualcosa sulla vita di Garcilaso? Chi vuole essere interrogato? Ya, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí, si hay algo igual a este compás, compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal de arrabate y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Bustamante! A casa, che è successo? Cosa ho fatto? Succede che hai la testa fra le nuvole. Si può sapere a cosa stai pensando? A come migliorare le condizioni lavorative dei professori quando sarò presidente. Non sprecare energie, sarò io il presidente. Silenzio. E tu, concentrati sulla lezione perché è l'unica possibilità di migliorare le condizioni lavorative dei professori. Così è più carina, Colucci. Molto bene. Bene, poiché non sapete nulla del poeta Garcilaso della Vega, distribuirò delle fotocopie che vorrei leggeste molto attentamente. Guarda che cosa... Passami quella cassetta, dai. Adesso? Sì, voglio vederla. Tieni. Cosa stai combinando, signorina Colucci? Noi che siamo felici per le nuove fotocopie, professoressa. Grazie. Grazie. Bene. Questo te l'ha regalato Alex, vero? Sì, è già. Stata gentile. Per leggere, non pensavo che ti sarebbe piaciuto. Garcilaso. Come la prima? Ne ha fatta più di una. Lassen, non fare lo spiritoso. O vuoi che ti metta un due? No, no, non lo voglio. Era solo una domanda sciocca per rompere la tensione. Alla prossima incontinenza verbale, tu ti becchi due, Lassen. Molto bene. Prendete tutti il vostro zaino e usciamo per andare al parco. Continueremo a studiare lì. Al parco? E a fare cosa? Vedete? Questo componimento è incentrato sulla bellezza e l'armonia della natura. E per goderlo pienamente bisogna stare all'aria aperta. Perciò, per favore, seguitemi. Andiamo. Feli, aspetta un attimo. Tu stai uscendo con un ragazzo? No, perché mi chiedi una cosa del genere? Non rispondere con un'altra domanda. Voglio sapere se stai uscendo con uno che si chiama Alex, che è un po' alternativo e che ti ha regalato questo braccialetto che porti al polso. No, no, non è vero. Ma no. Allora come lo spieghi questo? Si può sapere cosa state facendo qui, ragazze? Uscite immediatamente.
Monumento alle Litway, il più importante muco dell'universo e le sue caccole satellite. Mi ha mandata a chiamare? Mi sta facendo perdere una lezione divertentissima di letteratura. Sì, e ti ho fatto venire perché ho visto il tuo lavoro. Una meraviglia, vero? Devo pitturare di verde i satelliti e no, sarà finito. No, non c'è bisogno, Maritza. Quello che io volevo chiederti è che cosa intendi comunicare con questo? Beh, che questa scuola mi ha stancata, che hanno tutti una maschera e che le lezioni non sono altro che un monumento alla noia. Alle 9 di mattina, chi vuole che importi sapere che la capitale di Andorra è Andorra vecchia? Alcune cose possono non interessarti, ma la scuola... Credimi, la scuola è una tappa importante che devi affrontare, che ti piaccia o no. Questo lo so. Quello che non so è se sopravviverò a questa di scuola. Se l'odi così tanto, perché la frequenti? Ordine di mio padre toglierà la potestà a mia madre. Ah, e tu non ci vuoi stare con tuo padre? Piuttosto preferisco andare a fare shopping con Mia, che equivale a morire. E comunque, perché sei qui? Lei non mi ascolta. Che cosa hai, sassi nelle orecchie? Io ti ho capito, però se frequenti questa scuola è perché vuoi stare con tua madre. No, è perché non ho altra scelta. Ce l'hai. Puoi ricorrere a un giudice minorile. Lei che cosa prende a colazione? Un caffè macchiato. Però è ubriaco lo stesso, lo senti? No, sono perfettamente lucido. Solo non capisco perché se ti importa tanto di tua madre, non le stai vicino nel momento in cui lei ha più bisogno. E lei perché ascolta le conversazioni altrui? Non ho potuto farne a meno, gridavi come una cornacchia. I problemi tra me e mia madre sono fatti personali, lei non si deve intromettere. Stammi a sentire. Troviamo un compromesso. O ti decidi subito ad andare a trovare tua madre, o per l'ennesima volta dovrò metterti in punizione, vista l'impertinenza di questa tua scultura. Secondo me non è affatto impertinente. Ecco, brava, secondo te. E Dunov, cosa credi che penserà quando gli spiegherai la storia del più importante muco dell'universo e le sue caccole satellite? Sostituirò la punizione che meriti con un permesso di uscita per poter andare a trovare tua madre. E se non ci volessi andare? Perché devi sempre disobbedire a tutti, Maritza? Non essere infantile. È molto più intelligente fare quello che uno sente davvero. E anche se dici di non volerlo, io so che la vuoi vedere, tua madre. Sono sicuro di questo. Perciò vai. Vai tranquilla. Ci parlo io con Dunov. Vai. Ok, facciamo una cosa. Tu ti metti qui e fai da palo. Avvisami immediatamente se viene qualcuno. Perché? Che devi fare? Voglio vedere se Francisco ha scritto qualcosa su di me da qualche parte. No, ma tu sei pazza, Lola! Sì, sono pazza d'amore, capisci, Bianca? E voglio scoprire se lo è anche Francisco. D'accordo, ma sbrigati, perché se vedono che siamo qui ci ammazzano. Dai, Bianca, non essere sciocca. No, la chiave non può essere. Mi aveva detto che non l'aveva. Ti ha mentito? No, non lo so, magari è andato a prenderla dopo. Bene, non importa, lascia tutto come sta e andiamo. D'accordo, facciamo così. Appena sono tutti in classe, ne approfittiamo e sbirciamo negli armadietti. Va bene? Sì, andiamo. Cosa può esserci di più noioso della prima egloga? La seconda, è ovvio. Ehi, ma che ti prende? Oh, scusa, pensavo che il cancello fosse aperto. Lascialo stare, è un davvero idiota, insopportabile. Non dargli idea. Sistema. Ascolta, ascolta. Pablo, quando finalmente sarai presidente... Io sarò il tuo portavoce e tu, consulente d'immagine. Che ne dite? Come fai a essere tanto sicuro che verrò eletto? Come perché? Perché tu appartieni a una razza vincente. È una stirpe forte la tua. Ah, potremmo chiedere a Francisco se vuole lavorare certo. con no, noi. No, no, assolutamente no. Lo so che è tuo cugino, ma quel ragazzo non mi convince. Certo, lo sappiamo tutti che è tuo cugino, ma se lui non vuole, non ci sarà. Guido, per favore, devo parlarti. Bene, noi andiamo. D'accordo, d'accordo. Dammi un momento, arrivo subito. Avete visto? Datemi 10 secondi e cadrà ai miei piedi. Vogliamo scommetterci? No, lascia stare. Tranquillo, voglio risolvere la questione, Guido. Ora vedrete. Immagino tu voglia fare pace, non è vero? No, Guido, sono venuta solo per riavere i miei soldi. Quali soldi? Come quali? Quelli che ti ho dato per comprare il regalo per papà. Ah, i soldi che mi hai dato per il regalo di tuo padre? Sì, sì. Certo, ce li ho in camera. Li ho in camera, se mi dai un attimo li vado a prendere e te li porto. Che dici, ti va? Guido, ascolta, ti conviene ridarmeli. Se mio padre scopre che mi ha imbrogliato, non sai quello che ti aspetta. Quello che... Ah, bene, è così che la tieni in pugno? Piuttosto, perché non mi prestate voi i soldi? Non ho un centesimo. No, nemmeno io. Mio padre sono mi ha tagliato i viveri. E io come faccio? Come faccio? Il padre di quella ragazza mi ammazzerà, non è uno Ascolta, che scherza. Dille che, non lo so, che gli hai già comprato il regalo e poi ma gli sì. prendi qualcosa che costi poco. Compra una cosetta così.
Questa è una buona idea, bravo. Feli, forse dovresti dirmi perché mi hai mentito. È che devo parlare con loro, compilare soldi. Devo spiegargli una cosa. Sì, infatti ti stavamo cercando. No, vieni. È con me adesso. Cos'è? L'hai fatto firmare un contratto in esclusiva? Stai zitta, altrimenti ti stracco tutti i capelli, hai capito? Venite, andiamo. Adesso mi spieghi chi sarebbe questo Alex. Alex è un amico di Rocco. Feli, perché non mi hai detto che stavi uscendo con un ragazzo? Io ti racconto tutto, sei la mia migliore amica. Perché hai mentito? Perché Alex non ti piacerà di sicuro. E perché no? Sentiamo. Questo è l'ultimo, se non si apre non so cos'altro inventarmi. Sì, però sbrigati, altrimenti ci scopriranno. Ok, ok, calmati. Ah, si è aperto, tremo tutta. Dimmi di chi è. Dai, guarda. Bianca, sbrigati. Francisco Blanco, quarto anno. Cosa? Ah, che stupida. Come ho fatto a non accorgermene prima? Cosa? Dimmelo. Che era Francisco? No, ma non capisci proprio. Dammi la chiave del tuo armadietto, guarda. Dammela. Ecco. Guarda. Cosa vedi? Sono esattamente uguali. Mi sono confusa e ho preso quella dell'armadietto di Francisco. Che idiota che sono. Lola, posso spiegarti tutto? Non serve che mi spieghi niente. È solo successo che... Ecco, mi sono sbagliata, le chiavi sono uguali e io ho preso la tua invece di quella dell'altro ragazzo. Bene, comunque non preoccuparti, ho già scoperto chi è. No, sul serio, chi è? In realtà è solo un sospetto, Diego Urcola, un compagno. Diego Urcola? Ah, Fran, sei un genio! Grazie, grazie. Ah, cara, che mani meravigliose che hai. Davvero non ti cambierei con nessun'altra massaggiatrice al mondo. Che non diventi un'abitudine, mamma, Tesoro mio, ma che ci fai qui? Mi hanno detto che stavi male e così sono venuta. Io pensavo che fossi arrabbiata con me per via di quello che... Beh, certo, sì, sono arrabbiata, ma adesso voglio sapere come stai, mamma. Oh, tesoro mio... Dai, così mi stacchi la guancia dalla faccia! Che dolce che sei, tesoro mio. Non sai quanto mi faccia piacere averti qui. Dunque, vediamo. Di alla tua piccola Marizza cosa ti sta succedendo. Mamma, non piangere, che ti succede? Niente, amore mio, che... La tua mamma è un po' stanca. Quello che è successo con Culocci mi ha distrutto e non so se ho la forza per tirarmi su e affrontare la stampa e ricominciare. Ma come non hai la forza? Sognerei, è sempre stata forte, niente la distrugge. No, non è più così, amore mio. Prima o poi tutti devono arrendersi. Mamma, non gettare la spugna, non abbatterti, non devi darti per vinta. Tu sei sempre stata energica, forte... Hai lottato contro tutto, per qualsiasi cosa. Pensi veramente questo di me? Ma certo, mamma. Io che pensavo che odiassi tutto quello che aveva a che fare con me, col mio mondo, con la mia immagine. Ecco, non posso negare che il tuo mondo ha rovinato un po' il mio. Ma mi hai sempre insegnato a combattere. Fai quello che mi hai insegnato, mamma, combatti. Non sai quanto sia importante per me sentirti parlare in questo modo, tesoro mio, amore mio. E come sei uscita dal collegio? Ecco, sei riuscita a rovinare tutto. No, che piccola... Che importa come sono uscita, mamma? A me importa saperlo, perché scommetto che sei scappata, non è vero? No. Hai ragione, non importa, amore mio. Non importa perché sono troppo contenta di averti visto, di averti sentito dire certe cose, tesoro mio. Tesoro mio! Va bene, adesso basta, però... Vuoi essere abbracciato anche tu da Sognerei? Oh, che bello! A sentire Feli, questo ragazzo è abbastanza alternativo, particolare, è tipo Rocco. E tu, Mia, che cosa hai detto a Feli? Niente, perché vedi, è scoppiato a piangere ed è corsa via. Ok, ma... Ovviamente non le perdonerai questa bugia, no? Non lo so, perché in fondo io lo capisco. È vero che sono un tipo un po' difficile. Sì. Ed è altrettanto vero che un ragazzo così, che ti regala quella porcheria, non può piacermi, lo capisci bene. Né a me, né a nessun altro. Ecco, però se a Feli piace, dobbiamo secondarla, non ti pare? Feli, calmati, per favore, non devi piangere più. No, dovevi vedere la faccia di Mia quando le ho raccontato di Alex. Ti giuro che aveva una faccia, il che significa che non l'accetterà mai, no, capisci? No, quello che tu non vuoi accettare è che Mia ti manovra come più le piace.
Veli, devi essere te stessa. Ma io lo devo a Mia ciò che sono. Quando sono arrivata qui nessuno mi accettava e Mia mi ha messo nel gruppo, ricordi, Pilar? Ti prego non piangere che mi fai star male. Ascoltami, le cose cambiano. No! Sì, come no? Puoi passare nel mio gruppo. Starai decisamente meglio. Promettimi che ci penserai, per favore, Feli. Feli, vieni, voglio parlare con no, te. No, sta parlando con me ora. Non l'ho chiesto a te, l'ho chiesto a lei. Dai, andiamo. Allora, ascolta. Gente del quarto, andate in classe. Annunceranno che Pablo è il presidente degli studenti. Hai sentito? Dammi il telefono, presto. Devo avvertire subito Maritza, dai. Non so, non lo trovo da nessuna parte. Perché non torna domani? E lo cerchiamo insieme. Cioè, voglio dire, lo cerco io. No, non torno domani. Io voglio vederlo adesso, il fascicolo di spirito, per favore. Va bene, magari è stato messo di qua. Sì! Ah, esatto, eccolo. C'è qualche problema con l'alunna spirito? No, non c'è nessun problema. Voglio soltanto sapere quali sono i componenti del suo nucleo familiare. Questo voto va a Bustamante. Bravo! Sì, sì. Bravo, dai! Questo voto va a Spirito. Io anch'io! No. Bravo, Maritza! Silenzio, silenzio! Sono arrivata! Brava, giusto in tempo per assistere alla tua sconfitta. Idiota, stiamo vincendo! Non faremo nessun scrutinio se continuate così. Per favore. Mancano solo due voti soltanto. Quindi, calma. Questo voto va a Bustamante. Bene, bravissimo. Sì, capo, stiamo calmi. Complimenti. L'ultimo voto va a Bustamante. Sì! Sì! Ho vinto, sì! Come vedete, sono finiti. Complimenti. Oh, calmati, è un po' di contegno. Voglio sperare che svolgerai il tuo compito seguendo gli alti principi morali dell'istituto. Tranquillo. Non può essere, non può essere. Ma è così, Luan, abbiamo perso, punto. No, ho verificato personalmente i voti e Pablo non può aver vinto. Cosa vorresti dirmi? Che questa è una truffa, Maritza, una truffa. Io grazie. Vorrei chiedere la grazie, parola. Ormai hai perso, torna a sederti e facci il favore. No, lei deve farmi scusate, parlare, è una cosa importante. Finito, per favore, accetti che a volte si vince e a volte si perde. Prenda questa sconfitta come un insegnamento. No, non mi fraintenda, io so accettare le sconfitte. Quello che invece bene, volevamo allora dire. Accetta i risultati con dignità e siediti. Un applauso al nostro presidente. Bravo. Un momento, signor direttore, a me piacerebbe se lei lo consente uscire a festeggiare, ma tutti io insieme. Devo parlare. Dimentichiamo le divergenze politiche, festeggiamo i vincitori e anche i perdenti, ovviamente. Ben detto, presidente! Per favore, silenzio! Silenzio! Voi non uscirete per nessun motivo! Ma perché no? Perché voglio approfittare del fatto che siete tutti qui riuniti per parlarvi di una cosa importante. A domani, Gloria. Ma come, professoressa Hilda? Si è già dimenticata di scrolla via le tue pene? Oh, perdonami, scusami, era proprio passato di mente. D'accordo, andiamoci adesso. Sì, ma prima dovremmo ritoccarci un po' il trucco, non crede? Perché non si sa mai chi si può incontrare, no? No, non dica stupidaggini, ci prendiamo sull'un tè e basta. Ah, chi può saperlo, professoressa? Non si può mai dire nella vita, no? Un momento. Elite Way School, buonasera. L'avviso subito che se si tratta di chiamarle qualche alunno, io ho già finito di lavorare. Signor Colucci? Ah, mi scusi, no, è che non ho riconosciuto la voce. Sì, cosa desidera? No, niente. È solo che sono un po' raffreddato. Lei potrebbe gentilmente dire a Mia di raggiungermi perché avrei bisogno di parlarle. Sì, ma certo, immediatamente. Per favore, signorina, non le dica nulla del raffreddore, perché non voglio che si preoccupi. Io non voglio sapere quello che accade in questa classe, però quello che so di certo è che le relazioni interpersonali, per così dire, cioè, ecco, quello che intendo è che le relazioni tra le ragazze e i ragazzi... Mi scusi, parla di quelle sessuali? No, beh sì, anche. Cioè, il fatto è che ho preso la decisione di apportare alcuni cambiamenti al fine di evitare tentazioni che possano portare a spiacevoli eccessi. Per questo motivo,
Le lezioni di educazione fisica d'ora in poi saranno impartite ai ragazzi e alle ragazze in formula separata. No, non può. Silenzio, signori, per favore, silenzio. Inoltre si ricorda a tutti i ragazzi che in assoluto è vietato loro l'ingresso nella zona dei dormitori femminili e viceversa alle ragazze. Ma come? Ma ora sei mai entrato? E un'altra cosa. Vorrei pregarvi cortesemente anche di evitare in pubblico qualunque tipo di effusione tra alunni di sesso opposto e bene, questo è tutto per ora. Vi lascio, io mi ritiro e festeggiate il fatto di aver avuto delle elezioni senza alcuna macchia, ma mi raccomando fatelo senza eccessi, d'accordo? Con tranquillità, con discrezione, da persone mature, insomma. Festeggiate pure però, adesso. È stato piuttosto chiaro, direi. Però... esagerato. Io so come hanno votato i ragazzi. L'unica possibilità è che Manuel abbia votato per Pablo. No, 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 questo non può essere, Luana, non può essere. Mia? Mia, ho un messaggio per te, è urgente. Hai visto? Sì. Bisogna dividerci. Ce l'abbiamo bene. Fatto. Ma certo! Ora ho capito, Pablo non può avermi battuto 10 a 9 perché Manuel non ha votato. E nemmeno Guido. Dovevano essere 17 voti, non 19. Ci hanno imbrogliato, te lo dicevo. Non so come, ma hanno messo le mani su quell'urna. Io li ammazzo! Imbroglioni delinquenti, io li ammazzo! Ma che... questa me la pagate! Avete rubato, avete truccato lo spoglio dei voti! Ma cosa sta succedendo? Fermatevi, ragazzi! Basta, calmatevi! Finitela! Finitela! Che ci fai tu qui? Sono venuto a riprendere la mia telecamera perché ho incrociato Mia che se ne andava e bene, mi ha detto... Eccola, prendila. Sai che sono onorato, è davvero un piacere vedere quanto ti piaccio. No, allora non c'è alcun dubbio, sei proprio un idiota, te ne vai ora? Beh, ma almeno dimmi se ti è piaciuto il pezzo oppure no. Il pezzo? È orribile, ecco che cosa penso, sinceramente l'ho trovato disgustoso. Ma perché devi essere sempre così aggressiva? Non pensi che sarebbe meglio liberare le proprie frustrazioni, liberarsi mentalmente da ogni... Guarda, che non ho bisogno dello psicologo, non c'è bisogno ti ho detto di gridare, andartene, stai calma, è la mia stanza calma. Questa, va! Scusate, ciao Vico, ti ho portato gli inviti per la sfilata per te, per Mia e per Feli, ok? Ok, ciao. Ciao, ci vediamo. Partecipa alla grande sfilata e potrai vincere abiti e trucchi, organizzazione The Top Group. E cosa sarebbe? Fanno parte della commissione Sol Rivarola, Pilar Dunov, Fernanda Peralte Ramos e Belén Menéndez Pacheco. Beh, manca la Saller e ci sono tutte. Gran bel gruppo, davvero. Bene, se tu sai di cosa si tratta, dovresti dirmelo. Allora... Come mi... Mi piace tanto quando fai la dura. Ma, fallo ancora, ma dai, ti prego. Ma cosa stai dicendo? Vattene, ti ho detto. Vattene subito, rompi scatole. Vattene, esci! Permesso, signor Dunov, volevamo mostrarle... Non c'è. Come non c'è? Io dovevo comunicargli la lista della commissione. Va bene, lasciagliela lì sulla scrivania. Mai nella storia dell'Elite Way ragazzi e ragazze si erano congiunti insieme. È una macchia per questa grande istituzione. Che ti succede, Bustamante? Dimmi pure. Sto pensando alla reazione che ha avuto Maritza. No, è una perdente e nient'altro, non ci pensare. No, lei di solito non è così. Ci deve essere di mezzo qualcos'altro, ma non so cosa. Pablo, è una donna e le donne sono problemi. Problemi? Ehi, Guido, eccoti finalmente. Hai riportato i miei soldi? Non ce li ho. E non li ho perché... ho comprato un regalo. Sì, io vorrei comunque conoscere tuo padre, sul serio. Non ti credo affatto. Te lo giuro. Ah sì, me lo giuri? E vediamo, dov'è questo regalo? Eccolo, eccolo, ce lo stava giusto mostrando. Infatti, eccolo, glielo stavo giusto mostrando. Ah, è molto bella, mi piace. Non mi metterai in punizione? No, non ne ho nessuna intenzione, Maritza. Voglio solo sapere cos'è successo. Perché ti stavi picchiando con i tuoi compagni? Perché io sono sicura che Pablo ha imbrogliato. Se è così, dovresti fare qualcosa. Ma in modo civile, Maritza. Non si può fare niente. In questa scuola soltanto i furbi e i disonesti riescono ad avere la meglio. Per quelli che combattono onestamente non c'è nessuna speranza. Maritza,
C'è sempre... Si può sempre trovare un modo per lottare contro le ingiustizie. No, no, non qui. Qui l'onestà non porta a niente. Io sono così stanca. Stia tranquilla, Hilda. Venga, sediamoci. Sì. Sì, grazioso, lo ammetto. Ma non hanno pagato la corrente. Hilda, è una scelta stilistica della casa. Le signore cosa prendono? Io gradirei un tè verde, per favore. No, non faccia caso alla mia amica, è una gran burlona. Ci porti pure due martini? Due martini, bene. Io non bevo alcolici. D'accordo, Hilda vorrà dire che lo darà a me. Lo berrò io, non c'è problema. Si rilassi. Ma così è uno spreco di soldi. Hilda, per favore, basta con queste lamentele. È mia ospite, d'accordo? Mm. E adesso, per favore, godiamoci questa serata, ok? Mm. Cosa vedono i miei occhi? Oh, quei due non si vergognano per niente. Hilda, sono due persone adulte e poi è il posto che incoraggia. Quanto mi piacerebbe essere al posto di quella donna. Gloria! Che cosa è successo? Non mi piace per niente. Hilda, si calmi, per favore. È lo spettacolo che inizia, nient'altro. Che cos'è questo rumore? Sei un idiota! Come ti è venuto in mente di regalargli la penna di Duno? Rispondi! Ora non mi ammazza il padre, mi ammazza Duno! Se ne accorgerà! Di picchiarmi e fatemi pensare! Ma con che cosa vuoi pensare non se so, non hai un grado di cervello? Pensi che adesso Agustina mi ridarà la penna? Ma certo, perché no, non, che non me la ridarà? Aspettate, puoi fare in questo modo. Ti vendi qualcosa, così poi puoi ricomprare ad Agustina... Mi dovrò vendere anche le mutande per ricomprare quella penna. Pablo, figlio mio, complimenti. Ce l'hai fatta. Come l'hai saputo, papà? Stai proseguendo la tradizione di famiglia. Come hai saputo che ho vinto? Questo non ha importanza. Ti ho portato un regalo. Prendi. Complimenti. Che cos'è, papà? È una cosa che ti sei meritato, figliolo. Speriamo sia una bella penna. Cos'è questa? La chiave di un armadietto? No, Pablo, è la chiave di un appartamento. Lo usavo come appoggio per alcune faccende, ma non mi serve più e ho pensato di darlo a te. Abbiamo un rifugio! Ma davvero? Grazie, papà, grazie! Sì! Grazie! Visto? Il potere porta con sé dei privilegi. Grazie! Sì! Non ringraziare me, piuttosto ringrazia Guido, che ci ha dato una mano. Perché? Chi ha fatto? Papà, sono arrivata! Mia, il signorino Manuel mi ha dato il giorno libero. Tornerò domani mattina, Amalia. Questo è un altro scherzo di quel disgraziato. Manuel! 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 Quieren salvarte al poco tiempo y no se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza, no la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta, cuando esté limpia de tanta mierda, vas a salvarte, vas a estar libre, vas a encontrarte.